Vita la lotteria degli scontrini, avete aderito? Sì, abbiamo aderito, ma pensiamo che sia la classica cosa all'italiana fatta male e solo per levarci i soldi a chi lavora e che ci rubano i soldi proprio, perché sono altri 120 euro. Era molto semplice, loro per fare l'aggiornamento della cassa le chiedono 120 euro più IVA, chiaramente, per fare questa lotteria degli scontrini. Io non so se è una cosa normale, visto che è obbligatoria, dover pagare altri 120 euro in questo momento che c'è la lira, insomma. Questo è... le classiche cose, poi ci dicono d'aiuti, e stanno a sfondare. No, purtroppo non abbiamo detto. Come mai? Un po' per i tempi, perché abbiamo riaperto oggi, un po' perché bisogna adeguarsi anche con l'attrezzatura, quindi economicamente. Non è proprio il momento adatto per chiederci, insomma, una cosa del genere. O perlomeno fateci un attimo ripartire, forse dopo, più avanti, ci possiamo anche riadeguare, insomma, ecco. Devi comprare una pistola che legge il codice a barre, devi adeguare il sistema per poter usare questa pistola qua. Insomma, è un costo al momento non indifferente, quindi per poco che sia, noi adesso stiamo guadagnando pochissimo, quindi per noi è sempre tanto. Noi siamo abilitati. Può essere utile giusto a chi vince. Perché per il resto non lo so, sono tentativi che fanno il governo, che fanno così. In Italia ormai navighiamo a vista, si campa così, se non si vince la lotteria non si campa, ormai lo sa anche il governo, quindi non, lo sanno tutti, andiamo avanti così e speriamo di vincere, credo. Sì, anche perché vinciamo anche noi esercenti. Alla lotteria degli scontrini? Guardi, io so per sentito dire di cosa si tratta, ma non ho aderito, insomma. Non so che dirle, perché i problemi oggi sono altri, non sono sicuramente legati agli scontrini. Non so per quale motivo abbiano messo, insomma, questa sorta di lotteria, penso più per un discorso di monitoraggio, insomma, per i pagamenti con i POS e roba varia. Ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra, per il semplice fatto abbiamo altri problemi da risolvere che non sono questi sicuramente.